Molto semplicemente questo libro nasce da una constatazione, la constatazione che viste panoramiche molto belle, molto famose, addirittura gloriose, spesso sono perdute, non ci sono più perché la vegetazione spontanea negli ultimi 50-60 anni ha consentito una crescita rigogliosa degli alberi, siepi, rovi, tali che queste viste, e a volte non solo le viste panoramiche, ma anche monumenti importanti dentro le città, dentro i centri storici, siano negati, il che è un danno. Lo dice, insomma, il concetto è molto evidente, nel senso che non si vede più e quindi è una limitazione sia ai turisti ma anche ai cittadini stessi. I giovani, per esempio, non hanno mai visto scenari urbani liberi. Allora, il libro si sostanzia di 33 confronti fotografici dove a sinistra c'è la foto d'epoca, Linari, cose di questo genere, a destra c'è una foto contemporanea che ho fatto io, che però è ripresa dallo stesso identico punto di vista della fotografia storica. E il confronto è disarmante, come vedete nelle immagini che vengono proiettate. Per cui è un problema molto vasto, non è solo. Non può essere certo una questione della comunità montana, degli operai del comune, è un fenomeno vastissimo in tutta Italia che è conseguente a una diversa configurazione del territorio, dell'agricoltura.